Urban Trail Città di Tortoni Valdesiano, consolidata da Sport & Food e organizzata dall'associazione sportiva Digifoni Valdesiano. Come ben sapete, Urban Trail contempla un percorso misto, asfalto, centro storico, collina, e in questo caso abbiamo anche una scalinata abbastanza lunga. Comunque, il primo chilometro si disloga lungo il centro storico ed è previsto un attraversamento da cominciare, per cui dovete stare molto attenti. Poi viene un altro centro storico al secondo chilometro, e tra il secondo e il terzo chilometro c'è un nuovo attraversamento della stessa provinciale in senso inverso. Poi inizierà un tratto di Rio Secco. Fate attenzione, seguite bene le frecce a terra e i nastri bianco e rosso che abbiamo appeso un poco dappertutto. Comunque seguite le indicazioni che sono state segnate. Dopo il Rio Secco costruirete il campo sportivo, per cui vi porterete su una collina detta il Pennino, dove c'è una discesa abbastanza impegnativa, state attenti. Poi attraverserete un altro centro storico che è Bassi, dopodiché vi porterete all'altezza del fiume Vicentino e attraverserete un ponte sulla destra che porta verso la Bassi Piana. Dopo 200 metri troverete una curva a destra, per cui dovete scendere una scalinata che è abbastanza impegnativa e dovete essere attenti. Poi c'è una mulattiera, una vecchia mulattiera che era sempre la Bassi Piana, però la mulattiera è da attraversare. Poi arriverete, qua siamo già verso il quarto e quinto chilometro, attraverserete Calabrano, Calabranello, poi un borgo seicentesco, una curva seicentesca, l'area della Baronessa, dopodiché attraverserete il centro abitato, il corso, la piazza Mercato, via Bustomando, via Francesco Spirito, la salita del convento di San Francesco, poi c'è la salita di Terravecchia. Attraverserete quasi tutto il borgo di Terravecchia, dopodiché vi appresterete a imboccare la collina, la scalinata che scende giù, e qua dovete stare, vi raccomando, dovete stare attenti. Nella competizione dovete essere molto prudenti, perché noi vogliamo che tutto si svolga nel miglior modo possibile. Quindi vi raccomando, vi auguriamo, seguite le frecce bianche a terra all'andata, e al ritorno, siccome c'è un incrocio di percorso, dovete seguire le frecce rosse, soprattutto all'altezza di Piazza Annunziata, per ritornare sui propri passi, però sulle frecce rosse. Va bene? Allora, buona passeggiata, vinca il migliore e grazie per la partecipazione. Qua parte, c'è già. Diresti cosa vai, no? Andò, il nord, andò, muovo!